Io credo che sia un genio della comunicazione, credo, e la cosa che più mi sorprende è che lui a Buenos Aires non voleva assolutamente avere niente a che fare con i giornalisti, non dava interviste, diceva sempre ai giornalisti leggetevi le mie omelie e lì trovate tutto. Era un po' burbero, insomma, non era una persona così comunicatrice, soprattutto con i giornalisti, proprio in assoluto. E poi all'improvviso, da quando è arrivato, è stato eletto, solamente dire buonasera apparendo al balcone, quello era già, voglio dire, era un atto di comunicazione impressionante. E a partire da quel momento con noi si è sciolto in una maniera incredibile e sta sempre più di un'ora con noi, risponde a tutte le domande libere, non sa che domande gli facciamo, quindi voglio dire, è in assoluta libertà, senza nessun tipo di censura, ma neanche autocensura, c'è proprio una libertà totale. Io credo che lui abbia una comunicazione molto diretta, un linguaggio molto semplice e direi soprattutto un linguaggio molto poco convenzionale per un papa. Per un papa, ma io direi anche per un uomo di chiesa, anche un vescovo, un cardinale non userebbe le espressioni che usa lui. Ma certo sono molto efficaci perché non lasciano ombra di dubbio, voglio dire, l'interpretazione non è poi da così complicata, perché veramente dice delle cose che capiscono tutti. Valentina, tu hai vissuto la tua vita professionale in Vaticano, insieme ai papi. Hai mai pensato di cambiare, di fare qualcosa di diverso qualche volta? In realtà, quando ero molto giovane, come, visto che l'ha detto Papa Francesco, ho iniziato da bambina, non era da bambina, ma insomma era all'università, all'inizio del pontificato di Giovanni Paolo II. Per un attimo, perché c'era proprio in quel momento, mi sembra c'erano gli ostaggi in Iran, quella storia lì, insomma, per un momento ho detto, c'era la prima guerra del Golfo, ah, mi piacerebbe essere corrispondente di guerra, e chiamai il mio capo e disse, ah, mi manda per favore, voglio andare, e il mio capo mi disse, senti, io preferisco una corrispondente viva a una corrispondente morta, e per cui per favore rimani in Vaticano. E così poi alla fine sono sempre rimasta in Vaticano. E credo con grandissimi risultati. Grandissimi risultati, io direi soprattutto a livello personale, umano, perché non posso parlare per la parte professionale, non tocca a me, ma da un punto di vista umano non credo che avrei potuto vivere un'esperienza più bella di quella che mi è toccata vivere, prima di tutto perché fare, diciamo, coprire il pontificato di Giovanni Paolo II dal primo all'ultimo giorno. È stata un'esperienza assolutamente, io credo, unica e irripetibile dal punto di vista professionale, perché abbiamo seguito un grandissimo leader del secolo XX, cioè noi avevamo la sensazione di fare storia con lui, ma non solo c'era la parte professionale, c'era la parte umana, perché soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi mesi abbiamo vissuto un via crucis e seguirlo giorno per giorno. Come essere umano, diciamo, vedere in che maniera lui portava avanti quella sofferenza, dava quella testimonianza, per me, da un punto di vista umano, è stata la più grossa esperienza della mia vita. Poi ho avuto 8 anni con Papa Benedetto, sono stati anni difficili, ma difficili perché sono stati difficili per la Chiesa, ci sono stati tanti scandali, assistere alla rinuncia di un Papa, non era mai successo nell'epoca moderna, capire anche la grandezza, l'umiltà. Lo spirito di sacrificio di questo Papa, che forse è stato anche non ben compreso durante quegli anni. E poi l'elezione di Papa Francesco, un primo Papa latinoamericano, per me che sono messicana, ovviamente qualche cosa di tanti anni erano che dicevamo ci vuole un Papa latinoamericano. Ed è stata come una boccata, non so se si dice boccata in italiano, una boccata di aria fresca. Mi sono sentita quasi ringiovanita anche a livello professionale perché. Con Papa Francesco lavoriamo tantissimo, una sorpresa continua per quello che dicevamo prima, per la sua forma di essere, di fare, di comunicare, ne inventa una, ne pensa e 100 ne fa, quindi da un punto di vista professionale è come ringiovanire, no? Ricominciare un pochino da capo, cercare di capire dove vuole portare la Chiesa, cosa vuole fare e poi essere colpiti non solo per quello che è successo questa volta in aereo, ma essere colpiti in effetti per questa sua grande umanità, per questa sua grande capacità di entrare in contatto con tutti, sappiamo che chiama le persone, scrive alle vecchiette, insomma, ha un modo di fare che non è da papa, diciamo da papa tradizionale, ecco, tutte le scelte che ha fatto da Santa Marta in poi,
È una nuova esperienza professionale e anche umana, devo dire, molto interessante. Quindi credo che non avrei potuto avere un lavoro migliore. Vi ringrazio tantissimo di questa intervista perché a me piace moltissimo parlare del mio lavoro e quindi faccio un saluto veramente molto affettuoso ai lettori di Roma Sociale. Io sono messicana, ormai penso di essermi romanizzata, a volte dicono che ho anche l'accento romano, quindi come diceva Giovanni Paolo II, volemose bene e damose da fare.